Magic vincitore è Re Costa. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Nel video di oggi vi porto a vedere il nuovo Monza di Alessandro Nesta. Lo facciamo a modo nostro, partendo dal Monza di Palladino della stagione 2023-2024 e andiamo a vedere un po' cosa ha fatto Nesta, soprattutto nell'ultima stagione di Serie B. Vi invito a lasciare subito un bel like, ragazzi, iscrivetevi al canale che è fondamentale, perché già dalla prossima settimana inizierà a uscire qualche talentino dalla Serie B, quindi mi raccomando, iniziate a iscrivervi al canale perché stanno per arrivare i contenuti che vi piacciono tanto, ma anche questi, ragazzi, secondo me sono ugualmente importanti. Io vi invito, ragazzi, anche a entrare nei gruppi Telegram, nei canali Telegram, nel canale WhatsApp. Fatelo, ragazzi, così non vi perdete né video né live, perché poi soprattutto a luglio e ad agosto poi ci saranno tantissime live in cui vado a rispondere a tutte le vostre domande, quindi mi raccomando, iscrivetevi per non perdervi nessuno di questi contenuti. Come vi dico sempre, ragazzi, se avete delle domande da farmi per chi vuole abbonarsi in fattura, sia per essere seguito per un fantacalcio a listone, sia se volete essere seguiti per un fantacalcio ad asta con gli amici, o se volete fare un fantacalcio ad asta in live qui con me sul canale, scrivetemi che vi do tutte le info che vi servono. Allora, cominciamo. Il Monza l'anno scorso con Palladino è riuscito ad ottenere questi risultati qui. Cioè, perché vi porto questi risultati? Perché nell'immaginario nostro il Monza ha fatto una grande stagione, no? Però, se andiamo a vedere i numeri, forse la migliore cosa sono i 45 punti, dodicesimo posto, che secondo me lì è un buon risultato, perché alla fine il Monza non aveva una squadra che doveva lottare per non retrocedere, infatti non ha lottato, era già salva ampiamente prima della fine del campionato. Però poi, se andiamo a vedere gli altri numeri, non è stata una squadra come ce la immaginiamo noi, soprattutto quel 14esimo miglior attacco con 39 gol fatti. Cioè, il Monza è arrivato dietro a tante altre squadre, anche squadre retrocesse come il Frosinone. Ecco, questo è un dato che un po', devo dire, ha stupito anche me, perché anch'io pensavo a un Monza con tanti più gol. Invece poi, quando si vanno a studiare magari le statistiche, si scoprono dei dati più interessanti. E l'altro dato interessantissimo sono 51 gol subiti, e questo dato va anche contestualizzato, perché, e ora poi passiamo al Monza di Nesta, no? Perché se prendi 51 gol con Di Gregorio in porta, che se facciamo la media fra i gol che ha preso il Monza quando c'è Di Gregorio e i gol che ha preso il Monza quando non c'era in porta Di Gregorio, beh, quei 51 gol, se dico questo perché Di Gregorio potrebbe andare alla Juventus, se ne parla tantissimo, con un Szczęsny, non riesco a dirlo, ragazzi, perché sapete il mio amore che ho per questo portiere, per Tech. Szczęsny dovrebbe andare via ed essere sostituito di Gregorio, e un Monza senza Di Gregorio rischia tanto anche in chiave difensiva. Perché dico questo? Perché ora vi metto altri due dati. Questi sono i dati dell'ultima stagione di Nesta alla Reggiana. Nesta, vi dico un po', vi parlo velocemente della sua carriera da allenatore. Al Perugia, diciamo che lui è arrivato sempre in Serie B, sia al Perugia, sia al Frosinone, sia alla Reggiana, intorno dall'ottavo all'undicesimo posto. In tutte le stagioni ha fatto più o meno così, con delle difese abbastanza buone, quindi la fase difensiva la sa impostare. E qui alla mia sinistra
troviamo i dati della regione dell'ultimo anno e ci sono le prime 15 partite in cui la Reggiana gioca con la difesa a 4. Con la difesa a 4 fanno in 15 partite 16 punti, 3 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte, 15 gol fatti e 19 subiti. Poi passano alla difesa a 3 e fanno in 23 partite più punti, 31, 7 vittorie, 9 pareggi, 6 sconfitte, 22 gol fatti e 25 gol subiti. Detto questo, poi passiamo all'altra schermata che riassume un po' questi dati. Cioè, Nesta con la difesa a 4 è riuscito a fare 1,06 punti, media gol fatti 1,06 perché hanno fatto 16 punti e 16 gol fatti in 15 partite. E poi la media dei gol subiti è stata 1,33. Quindi poi è passato alla difesa a 3 e ha fatto 1,34 punti, quindi ha migliorato la media punti. È sceso di qualche punto la media gol fatti, però è scesa drasticamente la media gol subiti. Io vi ho portato questo perché? Perché ovviamente al Monza è più facile andare a riproporre il modulo magari di Palladino con la difesa 3, perché andare a prendere un allenatore che gioca con un modulo diverso è normale che un minimo di problemi possono nascere. Mentre Nesta, devo dire che analizzando un po' la squadra che ha avuto anche l'anno passato, la Reggiana non è che avesse tutti questi nomi formidabili. Secondo me ha fatto anche abbastanza bene. Considerando, dicevo, la rosa che aveva a disposizione, cioè non aveva né l'attacco del Parma né l'attacco del Venezia o la fantasia dei giocatori del Como. Ecco, aveva una squadra che secondo me poteva salvarsi tranquillamente ed è quello che è riuscito a fare. Infatti, la Reggiana non voleva darlo via Nesta. Poi non so se hanno pagato la clausola perché un po' come sta succedendo con Vanoli che vorrebbe andare al Torino, però ha una clausola da 1 milione di euro che il Toro non vorrebbe pagare, quindi ancora per questo non è arrivata l'ufficialità. Io ho questa sensazione che Nesta possa fare bene nel Monza dal punto di vista difensivo. È ovvio che voglio vederlo in Serie A perché, ripeto, davanti è vero che non hanno fatto sti gran gol, però non avevano neanche questo attacco neanche da Serie B. Quindi magari bisognerà vedere ora un attimo il mercato del Monza, perché si parla, come dicevamo, di Gregorio, potrebbe andare alla Juve, si parla di un Colpani conteso da tante squadre. Quindi se già levi due giocatori cardine, poi è vero anche che il Monza ne ha di giocatori interessanti, ma da quel punto di vista, ovviamente non vado ad analizzare più di tanto perché ovviamente ancora il calciomercato neanche è cominciato, quindi però volevo portarvi questo studio sui numeri, perché ripeto, secondo me difensivamente Nesta può fare molto bene, ho qualche dubbio dal punto di vista offensivo. Però lì ovviamente dipenderà anche dai nomi, ecco, quindi questa è un po' la mia analisi sul Monza di Nesta. Ditemi la vostra nei commenti. Io sono sincero, pensavo che il Monza potesse prendere un allenatore, non dico più preparato, ma più pronto, magari uno che già avesse fatto la Serie A. Invece hanno puntato probabilmente più Galliani, visto che conosce Nesta anche dal punto di vista umano, avendolo avuto al Milan. Ed è una scommessa interessante alla fine, quindi vediamo poi un po' come va. Ditemi nei commenti un'altra cosa: quale giocatore vorreste analizzato per primo nel prossimo video dei talenti dalla Serie B? Quindi non mi mettete giocatori diciamo che erano già in Serie A l'anno scorso, ma mettetemi solo nomi delle neopromosse, quindi Parma, Venezia e Como. Ditemi la vostra nei commenti, vediamo se riesco ad accontentarvi. Con questo è veramente tutto. Ciao ragazzi.